Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video refill. Allora, cominciamo a togliere il vecchio prodotto e abbassare un pochino il gel che mi compone la struttura dell'unghia. Sto utilizzando una punta di sicurezza grana media e questa è quella che uso ormai da tantissimo tempo. Lo dico per quelle persone che sono nuove iscritte, le vecchie iscritte ormai saranno stufe di sentirmelo dire. Comunque sto andando appunto a togliere il colore e un po' di vecchio prodotto e intanto mi comincio ad accorciare l'unghia. E in questo caso abbiamo deciso di accorciare parecchio perché le sue unghie tendono ad andare verso l'alto e ogni tanto preferisco accorciarle a questa ragazza e diciamo ricomporre un po' la struttura. Qui è successo che praticamente lei mi ha fatto vedere che nel giro cuticole si sentiva che l'unghia era sollevata, in effetti lo era, e avete visto come metto il mio dito, il pollice, tengo l'unghia e comincio ad andare a togliere il colore perché voglio vedere cosa c'è sotto e piano piano, piano piano vado ad assottigliare il prodotto e in modo che a un certo punto, quando è proprio molto molto sottile, praticamente salta da solo. Però voglio sempre, vedete come tengo l'unghia con il mio pollice, appunto, io faccio in questo modo perché non voglio che possano esserci dei movimenti, degli scatti e quindi potrei anche fare male. Invece, facendo in questo modo, assottigliando per bene tutto il gel, quando arriva a un punto che è sottilissimo, lui praticamente salta da solo. E quindi qui praticamente ho tolto quasi tutto il prodotto e dovrò andare a fare una copertura su unghia naturale. Vado a rimuovere il più possibile il vecchio prodotto perché quando mi si crea il sollevamento è molto probabile che questo sollevamento abbia camminato e quindi voglio andare a togliere tutto il sollevamento che vedo. Sto andando a dare già un po' la forma perché, appunto, come già ho detto, siamo andati ad accorciare parecchio e quindi voglio evitare di sprecare troppo gel per poi doverlo andare a rilimare. Quindi in questo caso mi sto già limando la forma. Con il sanding bands preparo l'unghia naturale. Mi chiedete molte volte che grana è il sanding bands. Allora può essere grana 220, può essere grana 240, anche 180, dipende un po' da quello che troviamo in giro, perché molte volte troviamo anche solamente quelli con scritto fine e allora a quel punto prendiamo quelli. Qui sto utilizzando il primer acid free perché lei è stata una di quelle persone che mi tornavano con un po' troppi sollevamenti per i miei gusti, perché da un po' di tempo utilizzo questa base di Madame Glam senza mettere più i preparatori sotto e mi sto trovando benissimo. Però c'è qualcuno che soffre un pochino di sollevamento, allora comunque l'acid free ce lo metto. Adesso sto andando appunto a mettere la base su tutte le unghie e poi in quel indice andrò a rinforzare la base. Quindi vado a faccio una seconda passata dopo essere stata in lampada e vado a creare un pochino di spessore con la stessa base, con questa base qui. E vado poi in lampada, la mando a polimerizzare e poi comincio a rimettere il prodotto, a ricrearmi la struttura. Sto facendo un dito per volta perché questo gel l'ho miscelato io, l'ho mischiato io, ho fatto un mix di gel, è abbastanza molto autolivellante e non mi consente di fare più di un'unghia alla volta. In più le temperature ancora non si sono abbassate e quindi il caldo
tende appunto ad allentare quei gel che non sono già predisposti ad essere molto densi. Questo si è allentato un po' con il caldo e quindi tutto questo per dire che devo fare un'unghia per volta e cerco di mettere il prodotto il meglio possibile per dover limare di meno dopo. Sto facendo girare anche la mano se mi accorgo che ce n'è bisogno, in modo che il prodotto mi si autolivella nel punto giusto. E di nuovo adesso farò un'unghia per volta, mi faccio il primo strato. Quello che chiamiamo lo strato di scivolamento, non troppo tirato, non troppo smalto, e poi vado con una quantità più grande di prodotto, che è quello che mi costituisce la struttura. Facendo in questo modo, provateci, fatemi sapere se vi torna comodo. Vedete che vado da un lato all'altro, da un lato all'altro. Sinistra, destra, destra, sinistra, e praticamente mi tiro giù il prodotto e quando ho finito il prodotto vado a tirarlo in punta con quello che mi è rimasto sul pennello, lo tiro in punta perché in punta c'è ancora il vecchio prodotto, quindi abbiamo necessità di meno prodotto sulla punta. Allora, qui che questa unghia era quella praticamente scoperta ormai dal gel, ho messo più prodotto, vedete, l'ho ripreso 2 volte e, perché qui mi serve di ricrearmi la struttura e quindi quando ho bisogno di riprendere il prodotto lo riprendo senza problemi. Uscita dalla lampada con la mia punta di sicurezza extra fine, faccio la fase della limatura, quello che mi vedete fare sempre fino allo sfinimento, e comincio a togliere l'eccesso di prodotto e mi aiuta tantissimo questa, specialmente nel giro cuticole, mi aiuta tantissimo a risparmiare un po' di tempo. Se volete info per quanto riguarda le punte, giù nell'info box ci sono i miei contatti e potete scrivermi dove più vi trovate comode. Adesso, prima di finire la fase della limatura, mi pulisco l'unghia sotto.
Sempre per gli stessi motivi, perché le unghie naturali si sporcano, quindi è brutto vedere un lavoro molto bello da sopra, poi si gira la mano e sotto è tutto sporco. E due, perché ci sono alcune unghie che tendono a seccarsi e non fanno più aderenza con il gel e ci possono creare dei problemi. Quindi si può staccare l'unghia da sotto e ci crea poi dei problemi di adesione. Invece io la vado a rimuovere e faccio prima. La vado a rimuovere nel caso in cui so che le unghie si stanno seccando, la rimuovo totalmente e il lavoro è tutto pulito. Adesso con la lima finisco di definire il bordo libero e la punta e continuo a crearmi la mia struttura come più preferisco. Nella mandorla mi piace molto assottigliare i laterali della punta, a renderla più affusolata. E, avete visto come prendo le misure per far sì che le unghie siano tutte della stessa lunghezza e quindi faccio in questo modo. Dove c'è da accorciare, accorcio e dove trovo che sono uguali, insomma, vado solamente a rifinire la mia struttura. Ho già fatto dei video per quanto riguarda la struttura della mandorla e la limatura, ve li lascio qui in alto a destra. Fatemi sapere se vi può interessare un video più dettagliato, magari potrei fare un video solamente con la limatura e potrebbe essere interessante. Fatemi sapere se vi interessa. Intanto comunque i video che ho fatto già in passato ve li lascio qui in alto a destra e poi fatemi sapere se vi interessa una cosa più dettagliata sulla limatura. Adesso con questa punta conica diamante mi vado a spingere praticamente, mi spingo indietro le cuticole che non ho fatto prima, ma ho solamente usato il sanding bands per preparare l'unghia e con questa punta mi aiuto a spingere indietro le cuticole e si sollevano un po' quelle che sono in eccesso e poi le andrò a togliere con la forbicina, quelle cuticole quella pelle morta che mi si è alzata e che vedo che è veramente troppa, la vado a rimuovere con la forbicina. Con il buffer, una bella bufferata, giustamente, e vado a togliere tutti i segni della lima, della fresa che posso aver lasciato e quindi la superficie dell'unghia risulterà ancora più liscia, in modo che quando andiamo a mettere il colore, insomma, sia tutto più omogeneo. Mi piace utilizzare il buffer che sia un po' abrasivo, non troppo liscio, perché altrimenti non mi aiuta a togliere alcuni segni, magari alcuni bozzetti. Quindi preferisco usare un buffer abbastanza abrasivo. Allora, qui sto andando ad usare questo colore di Venalisa che è il 930, non si vede bene la scritta nera sul fondo, qui sotto c'è scritto 21, ma in realtà il numero che dovete cercare è 930. Avevo già cominciato a stendere e mi sono accorta che la telecamera era spenta, quindi va bene. Questa è la prima passata e poi giustamente farò la seconda. Questi colori, sono buonissimi. Sono molto pastosi, sono ben coprenti. Io tendo a fare la prima passata sempre abbastanza tirata, ma questo per tutti i colori, per tutte le marche. E non mi piace mai fare una sola passata. Potrebbero essere già coprenti utilizzati con una sola passata. Ovviamente bisogna mettere più prodotto e lui risulterà molto molto coprente. C'è chi preferisce fare anche una sola passata, insomma, questi sono gusti, ognuno poi trova il suo metodo. Io preferisco fare due passate, mi dà più sicurezza. E quindi ecco qua, fatta la prima passata, poi vado con la seconda e giustamente poi andrò in lampada.
Vi lascio giù nell'info box il link per questi colori che tra l'altro li ho appena ricomprati perché non voglio che mi finiscano due o tre colori di questa linea che veramente uso molto e che funzionano molto bene. Quindi ve li lascio giù nell'info box il link diretto. Vado a chiudere il mio lavoro su quattro unghie perché nell'anulare ci mettiamo dei brillantini, però voglio chiudere subito quelle unghie che sono finite e che non devo decorare perché non voglio che mi si possano appiccicare polvere, peli e cose varie e quindi queste le vado a chiudere subito. Faccio una prima passata a smalto abbastanza tirata, senza andare in lampada, subito metto la seconda passata, non si è visto, e faccio girare la mano così il sigillante si livella. Adesso qui vado con il gel colla a fare questa riga verticale di prodotto e subito metto sopra il sigillante senza tirare troppo, altrimenti mi porterei via il gel colla. Lo sto mettendo in maniera un po' abbondante e poi vado a prendere i miei brillantini e vado a fare questa semplicissima nail art. Quindi li faccio affondare per bene nel gel colla e dopo andrò in lampada. Perché faccio questa cosa? Voglio così faccio direttamente tutto in una passata e dopo non devo andare a mettere il sigillante. Lo metto insieme al gel colla. E vi assicuro che viene tutto benissimo. Qui mi sono accorta che questo brillantino qua non era molto ricoperto di gel e quindi ho voluto assicurarmi la tenuta. Ora, intanto mi chiedete il fatto di togliere la dispersione del sigillante con l'olio per cuticole. Io lo faccio sempre, mi trovo benissimo, il sigillante rimane lucidissimo. E quindi io lo faccio sempre, non uso il cleaner per togliere lo strato di dispersione. Scusate se sentite piangere, ma la mia bimba ha deciso così. Questo è il risultato finale. Spero che vi sia piaciuto il video. Regalami un like se è stato così. Ci vediamo alla prossima. Niente, ragazze, oggi va così. Iscriviti al canale e un bacio grande, grazie per stare qui con me. Ciao!